Stefano Perrone in questi giorni, prima di ospitare il Napoli, la tessera del tifoso è tornata un po' di moda perché ci sono state un po' di richieste. Sono arrivate perfino noi di stadiotardini.com chiedendoci se mettevamo delle tessere. Probabilmente ci avranno confuso per la società, chissà. Ma come mai tutta questa richiesta di tessere? La trasferta quest'anno ormai è prassi consolidata che per accedere nei settori ospite ci vuole la tessera del tifoso, per i residenti della città ospitata, in questo caso nella regione, ma qui nella campagna, un campano residente in campagna per venire allo stadio Tardini bisogna la tessera del tifoso. Per cui grosse richieste anche noi come società. Come società abbiamo assunto già la politica in occasione, concomitanza con gli eventi importanti, di non far sottoscrivere tessere dei tifosi. Se no andremo a fare una tessera del tifoso del Parma, tifosi che del Parma hanno nulla. Le poste italiane, che sono l'emettitore della tessera del tifoso del Napoli, hanno emesso la tessera del tifoso anche a Parma e molti tifosi del Napoli hanno fatto la tessera del Bologna. Sì, perché una banca di Parma, penso la Cassa di Risparmio di Bologna, emette la tessera del tifoso. E le poste, dicevi, hanno Hanno fatto fatto tessera di a tifoso Parma. a Parma perché il circuito postale copre tutta l'Italia. Volendo, qualcuno potrebbe tuttora quindi fare la tessera del tifoso del Napoli a Parma tramite le poste fino Potrebbero sino a ridosso dell'evento. a. Quindi immaginiamo che possa esserci un certo tipo di affluenza, forse anche più del solito. Sarà allargato il settore ospiti che vediamo qua dietro. Il settore ospiti ormai è praticamente esaurito, per cui 2.500 posti. Abbiamo ancora il polmone, la capienza della curva sud, che quest'anno non è mai stata aperta perché doveva essere il famoso settore per i non tesserati fidelizzati, ma anche questo è stato un progetto ministeriale che non è andato a buon fine perché quest'anno non è stata autorizzata una sola trasferta per i non fidelizzati, ma non del Parma, di tutte le società di Serie A, e quindi è rimasta inutilizzata. In questa partita potrebbe essere l'occasione di utilizzarla. Però ancora una volta per i fidelizzati, per i possessori di tessera del tifoso. Perfetto. Ma cos'è il canto del cigno della tessera del tifoso? Perché si dice che ormai sia un po' agli sgoccioli, che non sarà confermato, che sarà, come dire, un po' modificata. Che sentori ci sono? Ma la tessera del tifoso senz'altro ha subito forti critiche da molte tifoserie organizzate, ma anche da parte delle società. E le critiche devono essere fatte dai risultati. I risultati sono stati una forte riduzione di pubblico per le case casalinghe, per cui diminuzione di abbonati e soprattutto diminuzione di quello che è un pubblico che invece soppressa quello che adesso porta allo stadio. Ha inciso di più verso le famiglie, verso i giovanissimi e verso gli anziani che verso le tifoserie organizzate. Faccio un esempio molto semplice, lo porto anche nelle riunioni che facciamo regolarmente. A Parma abbiamo avuto una riduzione drastica e forte dei ragazzi della fascia età che vanno dai 14 ai 17 anni, perché per sottoscrivere la tessera del tifoso c'è bisogno di un genitore. Senza genitori non si sottoscrive la tessera, perché l'avente potestà deve firmare per il minore. In questo caso è facile intuire che un genitore per tempo, per mancanza di voglia, per non consentire al figlio di andare allo stadio, spesso ha negato questo aiuto al figlio, per cui questi ragazzi spesso e volentieri non hanno fatto l'abbonamento, così come i nonni che vogliono accompagnare i nipoti. Il nonno non può sottoscrivere la tessera del tifoso per il nipote, per cui siamo arrivati a paradossi. Come diceva appunto il nostro controspionaggio, diciamo così, che c'è stata una riunione piuttosto movimentata anche recentemente tra voi delegati alla sicurezza, e hai portato il dato un po' in controtendenza di Parma rispetto a certi numeri che venivano illustrati agli organizzatori. Riusciamo a mettere in ordine su. Ma sai, i dati che vengono portati sono dati macro su tutto il territorio nazionale e hanno portato un aumento di tifosi negli stadi. Probabilmente il sold out dello stadio della Juventus Stadium ha aumentato questi numeri. Io, in una presentazione del Parma Calcio, mi sono permesso di far notare che probabilmente eravamo noi in controtendenza rispetto agli altri perché noi abbiamo avuto una diminuzione importante nelle presenze allo stadio, sia nel settore ospiti. Che è una diminuzione che forse raggiunge anche il 40 o il 50%, ma è generalizzata su tutto l'impianto, dando come giustificazione quello che dicevo prima. Abbiamo aumentato la difficoltà di accesso allo stadio, abbiamo aumentato il limite. Se prima lo stadio era un bellissimo contenitore che la gente entrava velocemente, entravano in tanti, adesso noi abbiamo messo delle barriere troppo alte per entrare allo stadio. Qui dobbiamo fare un passo indietro. Abbiamo fatto notare
che la tessera del tifoso ha dato queste problematiche e che probabilmente va rivista. Va ridisegnato quello che è lo scopo della tessera del tifoso. La tessera del tifoso deve ritornare ad essere uno strumento privatistico in mano alla società. Il paradosso che abbiamo fatto notare, quando in queste riunioni dicevano che è stata una questione di comunicazione, il fallimento, il basso successo della tessera del tifoso, in realtà è una problema di genesi, perché nel momento che la non adesione al programma deve essere recepito da una prefettura come una mancanza di un criterio infrastrutturale dell'impianto, ecco che sto obbligando una società sportiva a creare uno strumento di marketing contro la sua volontà, o meglio, lo farà ai minimi termini, non ci investirà denaro, non ci investirà risorse. È come dire a un noto supermercato, se non fai la tessera Fidelity ti chiudi i parcheggi. Questo è il colmo di questa tessera del tifoso. Per cui riprendere possesso dello strumento, deve tornare a essere uno strumento marketing e commerciale, ma completamente svincolato e staccato da quelli che sono obblighi di legge o di controllo o di quant'altro. Considerando anche che da un anno e mezzo è attivo Questura Online, che è un controllo diretto e veloce dei nominativi. Chi fa un biglietto viene controllato in tempo reale se ha motivi ostativi, per cui non gli viene messo il biglietto. Per la tessera del tifoso non si usa la Questura Online, paradosso. Gli elenchi vengono mandati dalla società emettitrice, in questo caso l'Automatica, alle questure di competenza. Le questure di competenza le rimandano alla centrale di elaborazione della Polizia di Stato e vengono rimandate alle questure, e delle questure vengono rimandate alle società. Per cui abbiamo creato anche due strumenti che fanno la stessa cosa, ma in due modi diversi. Uno lungo e un altro invece veloce. Per cui a questo punto realmente bisogna rivederla. Non so se è il canto del cigno, non so se questa è la morte della tessera del tifoso, ma senz'altro si sono messi in evidenza in questi due anni le sue grosse criticità. In una riunione sempre fatta con la federazione, rappresentanti dell'UEFA hanno illustrato progetti analoghi fatti in altri stati, in Olanda, che hanno durato un anno, poi li hanno tirati via, proprio perché non hanno portato nessun miglioramento dal lato sicurezza. E in Italia appunto che aria tira? In Italia sono uscite le nuove determinazioni che stanno ponendo una nuova fase sperimentale della tessera del tifoso, che stanno cercando di snellirla, stanno mettendo delle nuove agevolazioni per il tifoso per renderla più semplice e più accettabile. Ritengo che sia questa una cosa ancora più controproducente rispetto a tessera del tifoso. Creiamo confusione verso il pubblico, creiamo confusione verso le società e verso gli operatori che devono gestire queste modifiche del tutto fantasiose e fatte senza un minimo di programma.